Quello di mantenere l'occupazione, quindi come diceva la mia collega avvieremo più presto i tavoli di trattativa. Sembra che la strada migliore da percorrere potrebbe essere quella di aiutare la vendita mantenendo ovviamente l'occupazione, questo anche perché l'amministratore delegato ci ha praticamente detto che gli americani, la proprietà, assolutamente non ha più intenzione di continuare a mantenere il sito a Bagnolo. Quindi quello pensiamo possa essere la strada a percorrere, ripeto, per mantenere l'occupazione. Comunque, ripeto, deve esserci da parte delle istituzioni, di tutte le istituzioni e della politica, un aiuto in questo senso, magari e anche incentivando il possibile acquirente di questa azienda che ha professionalità. Altre aziende del territorio hanno lo stesso lavoro, fanno lo stesso lavoro, quindi potrebbero essere anche possibili 114. La possibilità di arrivare a un perpensionamento praticamente è nulla da parte di qualche dipendente, perché come si sa arriviamo da una procedura di riorganizzazione negli anni, ormai sono 6 anni, quindi chi era vicino alla pensione ha già usufruito di mobilità, ha già usufruito di questa possibilità. Quindi, come diceva la mia collega, l'età media è intorno ai 45 anni in azienda e la possibilità di arrivare al pensionamento è difficile. Inoltre ci sono situazioni, soprattutto in quelle impiegatizie, assurde, ragazzi che sono stati assunti un mese fa, 15 giorni fa, promettendo che il lavoro c'era, promettendo che avrebbero continuato a incrementare la loro professionalità, la loro carriera in questa azienda qua, ed ora è arrivata la lettera.